tutti, bentornati sul mio canale. Finalmente un nuovo episodio dello Scopriamo gli stampi con la gomma siliconica. Come potete notare, ho fatto un altro mega stampo, ma so già che avrò fatto dei danni perché non ho lucidato la creazione che c'è sotto e quindi lo stampo sarà venuto opaco. Peccato che ci abbia pensato solo a stampo ormai asciutto. Bene, partiamo. Questo ormai lo conoscete benissimo. Visto che me lo state richiedendo in tanti, lo riproduco in continuazione. Qua, come potete vedere, c'è ancora del pongo. Pianino. Un sacco da ripulire. Che diavolo è successo? Ma si è rotta la scritta kawaii in mezzo! Non ci posso credere! Un cutter. Dunque. Beh, direi che questo stampo è veramente orribile. Non so che diavolo sia successo e sono molto intristita perché la scritta... Questo è quello che rimane della scritta. Non so per quale arcano motivo si sia spezzata in questo modo. Tra le altre cose spero di averne ancora di scritte kawaii, perché altrimenti non so come fare i prossimi stampi. Vabbè, lo terrò di prova. Vedremo nel prossimo Scopriamo le creazioni in resina quello stampo che il diavolo realizza. Passiamo avanti, va là. Ok, questo... sembra partito bene. E abbiamo un orsetto semplicissimo, ma molto molto d'effetto. Tutto da pulire. Qua invece sono rimaste un po' di bolle dalla parte opposta, sperando che... questo cos'era pure? Anche qua è un pochino da pulire. Ah, ma questo è venuto molto molto bene. Ok, ora che l'ho sistemato nel centro è un po' più carino. Pan di stelle! Questo l'avete già visto, ma me ne hanno richieste un altro paio sul mio negozio e quindi per un po' probabilmente la rivedrete. Caramellina zombie! Questa volta ho fatto stampini la maggior parte molto molto piccoli, più che altro perché sto già finendo di nuovo la gomma siliconica, è già da comprare un'altra volta. Forse sto esagerando nel crearne. Anche questa da ripulire, ma no, neanche forse troppo. Gattino! Bella, questa mi piace da matti. E sembra... venuto discretamente bene. Un secondo che lo pulisco. Ok, voilà. Poi ne mancano due piccolini e uno medio e poi passiamo al mega stampo che sono curiosa di vedere il danno che ho fatto. Ok, ho rimasto del pongo. Questa direi che si capisce più o meno ed è una mega conchiglia. Mia creazione. Mi sa che là sopra è rimasta una bollicina. E tra l'altro c'è un buco anche sulla conchiglia. Non me ne ero accorta. Che cavolo. Vabbè. Proveremo a fare anche quella con la resina in modo da assicurarci che non sia proprio così orribile. Anche questa avete già visto, ma me l'è stata commissionata ed è una semplicissima barretta di cioccolato. Ce ne manca uno prima di arrivare al mega stampo, quindi veloci. Qui. Questa qua. Voilà, di nuovo un bellissimo gattino seduto che anche questo ho notato che vi è piaciuto un sacco. Vediamo. Perfetto, sempre un po' da ripulire, ma direi che ci siamo.
Ah, questo è bellissimo. Se devo provare a fare anche l'altra sagoma del gattino, non sempre solo quello povero seduto. È lasciato un po' in disparte, se no, poverino. Ok, vediamo assieme l'ultimo e grande stampo. Mi sono voluti tipo una giornata intera. Ta-da! Una maxi ballerina! Solo che questa sagoma in MDF non aveva intenzione assolutamente di stare attaccata al pongo, e quindi, come vedete, una mano è sparita, va tutta ritagliata, e anche un po' del vestito. Adesso vediamo se riescono a fare danni, perché è bella ancorata. E un'altra porcata, chiamiamola, fatto, passatemi il termine, avrei dovuto ricordarmi che, essendo MDF grezzo e non verniciato, sarebbe stato opaco. Cavolo. Adesso speriamo che non faccia così schifo come immagino. Dov'è il cutter che vorrei rifinire, ripulire un po' lo stampo? Pulito un pochino, ma se la sagoma avesse aderito un po' meglio al pongo sarebbe stato sicuramente più facile. Ok. Beh, già qualcosa che si stacca. Wow, ce l'ho fatta. Ok, vista così non sembra neanche malvagia. Sicuramente lo stampo interno, come potete vedere, è opaco da morire. Vabbè, è il meno peggio. Poteva sicuramente essere mezzo distrutto o comunque non venire via. Adesso comunque è da rifilare nella maggior parte delle parti, però almeno non ho distrutto la sagoma, che come potete vedere si è imbevuta da morire, è venuto un po' con l'alone. Niente, mi toccherà smaltarla, ci passerò dello smalto all'acqua completamente lucido, almeno spero che la prossima volta si stacchi un po' meglio, quindi sappiate che riproverò a farla anche lucida. Ma ho comprato un sacco di sagome di questo tipo e quindi ho intenzione di fare un sacco di stampi così grandi. Bene! Spero che il video vi sia piaciuto, continuate a seguirmi per non perdere i prossimi video e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Con questo vi saluto e vi mando un bacio. Ciao!